Io mi chiamo Maria Grazia, ho 9 anni e sono della classe 4 della scuola Sant'Orsola. La mia domanda a Caro Gesù è: ma perché, cioè, come si diventa prete? Perché io non lo so, perché mio nonno è diacono e non so neanche come si diventa diacono, però cioè, vorrei tanto sapere come si diventa prete. Ciao bambini, bentrovati a Caro Gesù. Ciao Maria Grazia, grazie per questa interessante domanda, perché tutti effettivamente conosciamo qualche prete, qualche sacerdote, ma quanti effettivamente sanno come si diventa sacerdoti? Beh, dovete sapere che innanzitutto bisogna sentire la chiamata di Dio. E non si tratta di una chiamata al telefono, non è che squilla il telefono: ciao Emanuele, guarda, devi diventare prete. No, non funziona così. Bisogna sentire la chiamata dentro il cuore, ovvero Dio, capire che Dio vuole da te questo, vuole che tu diventi suo sacerdote, che tu dai la tua vita per lui. E è una cosa importante, è una cosa grossa, è una scelta importantissima, e quindi per poterla fare serve tempo per capire se quella è la strada tua oppure no. E allora esiste una specie di scuola, il seminario, dove i ragazzi entrano per diventare sacerdoti. Questa scuola dura diversi anni, 7-8 anni, e può sembrare molto lungo, ma in realtà è un tempo giusto, necessario per capire se davvero tu sei chiamato a diventare sacerdote. Pensate che anche io, finite le superiori, quindi quando avevo 19 anni, sono entrato in seminario perché pensavo che quella fosse la mia strada. E lì invece ho capito che Dio mi stava chiamando ad altro. E per me sono stati comunque mesi importantissimi e bellissimi per le amicizie che ho fatto, e soprattutto perché in seminario si studia che cosa? Si studia la storia della Chiesa, si studiano le cose che riguardano Dio, i suoi misteri, ed è bellissimo. E allora ecco, io ringrazio per aver fatto anche solo quei pochi mesi in seminario. Ed è da lì poi che ho deciso di diventare insegnante di religione. Però, cari bambini, non si diventa subito sacerdoti, ma ci sono dei passi intermedi, e uno di questi è proprio il diaconato. Si può diventare diaconi, come tuo nonno. Infatti, i diaconi possono essere anche persone sposate. È un passo infatti prima del sacerdozio. E che cosa vuol dire chi sono i diaconi? La parola diacono vuol dire servire. Il diacono è importante, questa figura, proprio perché aiuta la comunità, aiuta il sacerdote a messa, infatti può leggere il Vangelo durante la messa, aiuta a fare i battesimi, è ministro dell'Eucarestia, quindi può distribuire l'Eucarestia, può portarla ai malati, insomma aiuta il prete a portare avanti la propria comunità, quindi è un ruolo molto molto bello. Bambini, siamo a maggio e, come forse sapete, maggio è un mese dedicato a Maria. Ma chi è Maria? L'ho chiesto ai miei bambini. Vediamo cosa hanno risposto. La mamma di Gesù. Una donna molto coraggiosa. Maria è stata quella che ha portato in grembo Gesù e che ha accettato di avere come figlio il figlio di Dio. Ma a me è una persona importante, che è la, possiamo dire, la madre di tutti noi. Per me è tipo una mamma. Me la immagino con un velo azzurro e poi con una veste bianca. Non lo so, forse una madre molto buona, una figura materna molto apprensiva. Maria è la mamma di Gesù e la sposa di Giuseppe. Quindi prende la madre di tutti, un pochino, però non come nostra madre, la madre di tutti noi. Bambini, avete detto bene, Maria è la mamma di Gesù, ma è anche la mamma di tutti. E, come avete detto, è stata coraggiosa. Sì, perché era solo una ragazzina quando ha ricevuto la visita dell'angelo che le ha detto:
Maria, tu sei stata scelta da Dio per diventare la mamma di mio figlio, di Gesù. E perché è stata coraggiosa? Perché ha detto sì, ha risposto sì, lo voglio. E in quel tempo diventare mamma fuori dal matrimonio, senza ancora essere sposata, era rischiosissimo per le donne. Pensate che potevano anche venire uccise. Ma lei si è fidata di Dio. Si è fidata di Lui e ha detto sì, accetto. E quindi anche a noi insegna a fidarsi del grande progetto di Dio che ha per la nostra vita. Infatti Maria ha avuto tanta, tanta fiducia. Ha cresciuto Gesù come la migliore delle mamme. E pensate, ha dovuto assistere mentre veniva ucciso, mentre veniva messo sulla croce. E lei lì sotto la croce piangeva, come ogni mamma che vede suo figlio soffrire. Piangeva, però, dentro il cuore, sapeva che quella era la volontà di Dio. E quindi si è fidata del grande progetto di Dio. Quindi fino all'ultimo. E proprio lì, sotto la croce, Gesù ha fatto un grande gesto. Ha affidato tutti noi a Maria. Ci ha promesso, ci ha detto che Maria sarebbe diventata la mamma di tutti. Che bello! Quindi Maria è mamma anche mia, anche tua, di tutti. Ed era presente pure nel cenacolo, in quella grande stanza dove si erano nascosti gli apostoli dopo la morte e resurrezione di Gesù, avevano paura di fare anche loro la stessa fine di Gesù. E lì è sceso lo Spirito Santo che ha dato la forza, il coraggio a tutti di andare ad annunciare la storia di Gesù, e Maria era presente anche lì, proprio quando la Chiesa nasceva. Ecco quindi che possiamo dire che Maria è la mamma di Gesù, della Chiesa e di tutti noi. Ma che bello! E allora, come ogni mamma si prende cura dei suoi figli, quindi chiediamo il suo aiuto, preghiamo quando abbiamo qualche difficoltà, affidiamoci a lei, chiediamo a Maria di insegnarci ad avere fiducia in Dio, ad essere umili, a credere in Lui, a credere nel suo progetto per noi. Ringraziamola nei momenti belli, proprio come si parla con una mamma. Allora, bimbi, io vi saluto, noi ci vediamo sabato prossimo e vediamo Don Dino che cosa ha preparato per noi.